Ciao confettine, top. Sono andata al parrucchiere, è stato così gentile da togliermi la musica. Venite qua perché è bravissimo. Faccio pure pubblicità, vedi? Romano parrucchiere via Novara, che numero? 105. È bravissimo. E adesso mi faccio coccolare e mi faccio fare i capelli. Top. La Sorpresa! sister! Ciao! Come stai? Dai, non te l'aspettavi? Sì, sono molto spontaneo, Ciao! Ok, adesso facciamo i capelli, no? Non ci fare caso, siamo pazze. C'è una roba qua, cos'è? Come non ci arrivi? Arrivi! No, vabbè. Ragazzi, anzi, confettini, fino a domani confettini. Io c'ho solo la press, già il secondo. Ho chiuso adesso, sai? Dovete fare così. Cioè, guarda qua. La situazione attuale, ho due parrucchieri per me. Bravissimi. Lui me li sta facendo e lei mi sta facendo i focoli all'estensione. Già la seconda tocca. Stiamo facendo un casino perché lì c'è anche la sister. Sì. Così. Ciao. Signora! Ecco, sembra l'asilo nido in questo momento. Pensate, siamo tre bambini, però ovviamente non li inquadriamo. E quindi, comunque, venite qua da Romano perché è bravissimo. Vi ha fatto anche lui i capelli, tra l'altro. Reparto uomo. Allora, ragazzi, sono uscita adesso dal parrucchiere. Ovviamente questa non è la pettinatura, cioè decisiva, quella definitiva. Ho fatto così, ho cominciato a fare i boccoli e i capelli, i miei veri, vedete? Molto belli. E mi ha fatto i boccoli, come avete visto, all'extension. E domani, appunto, che ho anche la parrucchiera sempre vicina di casa, che è un'altra persona ancora che fa i capelli alla mia suocera, mi faccio mettere l'extension, me li faccio ripassare e mi faccio fare una pettinatura, che così metto nel sacchetto e messo l'extension, perché me l'ha fatta tutte e poi mi ha messo i beccucci, mi ha messo la laca, così domani saranno belli boccolosi, così Davide anche non vede la pettinatura definitiva e quindi sono molto contenta. Stasera mi faccio una bella maschera, le unghie, non sono riuscita ad andare a farle. Allora ho comprato delle unghie finte, però sono molto belle. Però vabbè, metto quelle finte, che tanto quelle sono abituata a metterle. Sono belle, le ho comprate apposta adesso, poi ve le faccio vedere quando ce le ho su domani. Perché proprio non ho fatto in tempo andare, proprio ho sforato gli orari, una cosa allucinante. Infatti mi ha chiamato l'estetista, convinta che l'orario era nato. Comunque fa niente, ragazzi, mille cose in testa. Stavo lasciando adesso il regalo, una parte di regalo che mi ha fatto la mia sister Margaret, il disegno che mi ha fatto sua figlia Carol e il cellulare, l'extension a boccolate e addirittura l'acqua, perché mi sono portata l'acqua. Cioè io mi stavo uscendo così, ok, ciao ciao, ci vediamo, così mi fa, ma stai dimenticando tutto. Il parrucchiere gentilissimo, carinissimo, veramente disponibilissimo, avete visto, poi una pazienza, mi hanno fatto proprio tutto bene, le cose all'extension, quindi domani devo solo farmele mettere. E appunto fammi fare questa pettinatura che ho in mente io, e comunque domani vedrete. Adesso sono al buio apposta per non farvi capire molto, però si vede che comunque sono belli. Svolta a destra non li e prendi tocco, viale Ezio. non li tocco assolutamente, perché non voglio rovinarli. E adesso invece andiamo a prendere Malika, andiamo a ritirare il vestito da sposa. E poi andiamo in albergo a trovare i moderatori. Bene, abbiamo recuperato Malika. Adesso siamo andati a prendere il vestito. E adesso ci dirigiamo verso l'albergo. Una caramella in bocca, quelle balsamiche. Ok. Perché sì. Guardate siamo sul monolocale, massimo poi. Ah, di Ciao a Ciao! tutti! Alessandro! Siamo in coppia! Eccoli! Oh! Sì.
Bene amici, siamo arrivati alle 11.07. Vi ho appoggiato sul computer perché c'è buio, c'è qua Malika con me che dorme insieme a me, Davide da sua sorella, e cioè tipo ci ho messo 800 minuti per montare un pezzetto di video. Adesso niente, volevo un attimino, prima di montare il video, dirvi le emozioni che sto provando in questo momento. Sono tipo stranamente calma, però non lo so, boh. Domani faccio le ultime cose, le unghie domani. È arrivato il grande giorno, ragazzi, se ci pensate. Domani sono la signora Norimberti. Che bello, suona proprio bene. E sono contenta, davvero. E non saprei neanche descrivervi le sensazioni che sto provando. Oggi comunque è una bellissima giornata, avete visto mia sister. E comunque non è che devo dimostrare di... C'è Malika che ha la tosse, poverina. Sì. Me lo scrivi su WhatsApp? Ma sì, ricordamelo, perché se no non mi ricordo. Scrivimelo su WhatsApp, amore. Appende la chiave. Notte. Malika, ascolta, tuo papà serve il papillon nero. Lì dentro c'è... Daglielo al nonno, così si ricorda che domani mattina, quando lo zio viene a prendere la nonna, glielo dà. Madonna. Bene ragazzi, state assistendo alla chiamata in diretta. Questo? Fa vedere. Sì, è questo, papione. Ecco, daglielo al nonno. Nonno. Ah, capito, amore. Comunque, saluta tutti che ti metto in viva voce che chiudo il video. Aspetta. Ciao ragazzi, come stai tuo amore? Sei emozionato? Moltissimo. A me mi manchi. E pure te. Zio. Oh sì. Zio. Poi non rompere con un secondo. Ti richiamo quando ti do la buonanotte, che richiudo il vlog, faccio il coccolo a Malika e ti richiamo. Ciao amore, ti amo. A dopo, ciao. Bene ragazzi, io chiudo qua perché non so che cosa sta venendo fuori di questo vlog, un delirio unico, cose varie così. Io vi voglio ringraziare che siamo arrivati a 68.200 e grazie a tutti quanti. Domani vi ricordo che in diretta vedrete dei piccoli pezzetti o su Instagram o su YouTube, entrambe le cose. E niente, io adesso veramente mi metto a dormire perché sennò non mi addormento più, faccio tardi, anche se non so quanto riuscirò a dormire, onestamente. E quindi niente, vi mando un bacio, confettini, esattamente è mezzanotte, quindi siamo già al giorno del matrimonio, quindi fra poche ore andremo in chiesa. E quindi niente, adesso vi carico subito questo video. Io ringrazio tutti quanti, grazie ai nuovi iscritti di sempre, e portate pazienza se questo video è venuto una cosa un po' così campata per aria, però ero combattuta, lo metto, però ma sì, lo metto perché così condivido con loro questi momenti di gioia, soprattutto anche dal parrucchiere, cioè dalla mia sister, che tra l'altro vi stavo dicendo, io non è che devo dimostrare che sono amica di Tizio Caio, cioè io le mie amicizie le coltivo al di fuori di YouTube, perché comunque non devo dare più spiegazioni a nessuno, e questo è quanto. E niente, io vi saluto, vi auguro buonanotte, confettini, ci vediamo fra un po' di ore, perché appunto, ripeto, è passata la mezzanotte, e che bello, c'è il matrimonio, sono felicissima, e spero che lo siate anche per me, perché mi volete bene, ne sono sicura. E agli haters dico, non mi interessa niente degli haters, top.
Un bacio e alla prossima. Ciao. No, ragazzi, mi sto rincoglionendo. Non è mezzanotte, sono le 11:22. Comunque, vabbè, fai niente, insomma. Ciao.